Allora, questa legge che è del 3 febbraio, nella realtà cosa rende obbligatorio? In tutta la filiera, in tutti i passaggi di trasformazione, l'indicazione di quei prodotti dove sono coltivati, dell'origine, ma anche per esempio se ci sono che tipo di ingredienti. E questa etichetta, mentre prima era in una qualche maniera libera, oggi diventa obbligatoria e diventa anche obbligatoria nei contenuti. Tutto questo comporta alcuni vantaggi per i consumatori, i quali finalmente comprano qualcosa di tipico o non tipico, perché oggi il pesto può essere fatto anche col basilico cinese, quindi tu sai la provenienza, paghi il giusto e nel caso di intolleranze, allergie, sai anche. Ti puoi premunire per evitare questi problemi e questo è per i consumatori. Se parliamo invece per le aziende, questo finalmente dà la possibilità alla piccola impresa non certificata o comunque al piccolo produttore di avere uguali diritti come quello che può certificarsi, perché comunque può scrivere tutte queste cose, le autodenuncia e questo gli dà la possibilità di aver riconosciuto la sua tipicità. Questo poi dà vita e dà la possibilità alla fine anche nella grande distribuzione, anche nei cosiddetti mercatini corti, cioè in tutte le azioni, a una nuova educazione e alla possibilità di poter scegliere con cognizione di causa.